Ciao a tutti, bentornati ad una nuova recensione. Sono Mattia e quest'oggi vi recensirò la action figure di Deadpool, prodotta in Cina, infatti. Beh, infatti mi è arrivata dentro una busta, non dentro una confezione, come vedete, cioè. Adesso esaminiamo un attimo gli accessori prima di recensire la figure stessa. Prima c'è questo mitra, un po' molto ben realizzato, anche se non è tanto dettagliato. Questi bulloni finti, un doppio manico. Poi il grilletto quasi non si vede. E poi c'è questo calcio, che non è, non lo so, c'è queste cose, diciamo. Poi abbiamo questa pistola. Beh, che infatti è sfoderabile dalla sua fondina. Cioè, non è tanto dettagliata, però è comunque ben realizzata. Cioè, fa parte della figure. Poi abbiamo queste katane, che sono naturalmente sfoderabili. Se non l'aveste notato, sono un poco inclinate, un po' piegate, però cioè, sono inclinate, piegate, queste cose. Allora, adesso vediamo la figura. Vedete, questa cintura, cioè, ha soprattutto una cintura che infatti non riesco neanche a rimuoverla, non è facile da rimuovere, infatti ci ho provato in tutti i modi ma non ci sono riuscito. Poi allora abbiamo la testa, che vediamo un attimo la maschera, che non è tanto dettagliata però ben realizzata, come l'ho già usata questa battuta. Le mani sono fatte per impugnare le armi, come vedete. Qua si possono appendere i foderi delle katane, come vedete. E infatti, cioè praticamente. Adesso passiamo alle articolazioni di questa figure. Allora, vediamo. La testa su sfera, che cioè non si può inclinare la testa da a destra o a sinistra, ma si può fare tipo così, oppure girarla di 360 gradi, 180 gradi se preferite, tanti tipo, potete girarla di fino a 360 gradi. In pratica, poi piegamento del braccio in fuori, perfetto. Rotazione del braccio a 360 gradi, perfetto. Piegamento del gomito in su, piegamento del gomito in giù. Rotazione del gomito, scusate, ruota anche il braccio purtroppo. Beh, poi piegamento al polso in. Piegamento del polso in fuori, piegamento del polso dentro, poi piegamento della gamba, alzamento della gamba di 190 gradi, alzamento del ginocchio di 90 gradi, poi, cioè 190 gradi, scusate un errore, poi abbiamo la rotazione intorno alla vita, rotazione intorno alla coscia, cioè rotazione intorno alla coscia. Poi piegamento del piede in giù e piegamento del piede un po' in su. Perfetto, perfetto, perfetto. Prima di misurare la figure, allora vediamo se le katane si riescono a montare. Una si riesce e l'altra anche. La fondina si mette
così, facendola passare per il piede. Allora, vediamo. Cioè, se vogliamo impugnare, io metto la pistola a questa mano e il mitra da un'altra parte. Mitra da una parte e pistola dall'altra. Perfetto. Ed ecco qua i colpi. Ed ecco qua il nostro Deadpool. Adesso è ora di misurare la nostra figure. Adesso è ora di misurare la nostra figure. Mettiamola dritta per misurarla. Piedi ben allineati. È alta 15 centimetri circa. È alta 15 metri circa. Scherzo, è alta 15 metri circa. E quindi io vi lascio, cioè fatemi sapere se il video è piaciuto, così come alle altre recensioni. Vi consiglio di vedere altre recensioni. Comunque, ciao da Mattia, Deadpool. E me? Ciao raga. E infatti. E comunque vedete anche le recensioni di mio fratello Niccolò, che infatti lui fa recensioni diverse e altre recensioni, comunque Oh, che sono lui questo, infatti guarda io che riprendo durante le sue recensioni e lui riprende durante le mie, Che bella comunque. figura che ha fatto fare mio fratello. 15 centimetri, no, metri. Infatti 15 stavamo scherzando. Comunque allora, ciao da Mattia, Niccolò e centimetri. Deadpool. È lui. E il righello. È lui. Comunque. E come si dice, come aveva detto Ara, un certo recensore di nome Ara, una volta, collezionate sempre.